Ciao ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. Sono qui nella mia cucina perché oggi ho deciso di registrare uno svuoto alla spesa che è davvero da tanto 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 tempo che non registro. L'avrò registrato forse durante la quarantena, quindi questa primavera, poi non l'ho più fatto. Quindi, visto che stamattina sono andata a fare la spesa, ho pensato di mostrarvi le cosine che ho preso. Parto da un supermercato perché in realtà sono stata sia al Conad che al Lidl, quindi vi faccio vedere prima le cose che ho preso al Conad e parto dalle cose che vanno in frigorifero così poi le posso mettere via. Ho preso le salamine, ho preso la confezione da due, anche perché ci sono soltanto confezionate a due, non di più. Di solito quando le facciamo ne mangiamo una per una, a volte ste anche due, e quindi ho preso due confezioni di queste qui che sono, devo dire, molto buone. Poi ho preso la lonza a fette di suino sottile, queste di solito le faccio infarinate e poi con un filo d'olio in pentola le faccio andare, restano davvero molto buone e anche leggere. Poi ovviamente petto di pollo, noi prendiamo sempre questo dell'Aia, le sottilissime, perché mi piace proprio il petto bello sottile sia a me che a te. Io ho preso due confezioni, anche perché hanno una scadenza abbastanza limitata e quindi di solito queste cose le prendo poi più volte a settimana. Poi ci sono gli hamburger che prendo sempre solo per Stefano, perché io se lo mangio lo mangio soltanto quando lo prendiamo da asporto e per il resto cerco di evitare. Comunque gli hamburger di questa linea sapori e dintorni sono tra l'altro anche parecchio grandi. Poi ho preso del prosciutto sia crudo che cotto. Il cotto l'abbiamo mangiato oggi a pranzo, abbiamo fatto un toast super veloce, quindi l'abbiamo già finito. Ho preso poi due confezioni di prosciutto crudo, questo di solito lo mangia Stefano, prosciutto snello, rovagnato, infatti qui non c'è grasso, di solito sì, io che lui lo togliamo. Da quando abbiamo trovato questo che è già praticamente pulito, lo prendiamo così almeno non andiamo a scartare nulla. Costa parecchio perché viene 3,69 euro a confezione, quindi è davvero caro, però vabbè, un paio di solito li prendo sempre. Poi per me invece il salame, a me piace molto quando non so cosa fare, un po' di affettato e via, ho preso il salame già tagliato della Negroni. Poi sempre cose che vanno in frigorifero, il formaggio grattugiato, io questo di solito lo utilizzo per fare i burger oppure per i risotti. Nella pasta di solito non lo mettiamo, lo utilizzo per fare il pesce gratinato in forno o le verdure, quindi ho preso una confezione anche perché l'avevo quasi finito. Poi le sottilette sono già aperte perché le abbiamo utilizzate nei toast di oggi e abbiamo preso proprio queste, le classiche sottilette, le originali. Poi mozzarella, la confezione da 3 della Santa Lucia, era tutto storto, della Santa Lucia. E poi ho preso questa invece indicata per fare la pizza, perché abbiamo intenzione di fare una pizza durante questa settimana, quindi ho preso la mozzarella, la passata ce l'avevo già, di solito quando la facciamo in casa facciamo sempre una semplice margherita, però mi mancava la mozzarella. Dopo in frigorifero che cosa c'è ancora? Il budino, ho provato, in realtà era da una vita che non li prendevo, i budini e la vaniglia. Ho preso questi qui della Steril Garda, due barattolini insomma di budino alla vaniglia, che lo mangio comunque volentieri se ce l'ho in casa. Poi una cosa che a me piace molto sono questi yogurt da bere. Io amo questo al caffè, lo Yo Sprint appunto al caffè. Questo lo bevo davvero super volentieri, io dopo pranzo oppure dopo cena o anche nel pomeriggio come merenda, e ne ho presi 4. E credo di avervi fatto vedere tutte le cose da frigorifero, quindi vado a metterle via. Mi sono accorta di non aver preparato questi yogurt,
perché qui davanti, adesso voi non vedete niente, però questo l'isolo, oh, sono piena di cose, ho preparato tutta la spesa e mi ero dimenticata questi, sempre al caffè, sono lo yogurt con lo 0% di grassi, yogurt greco, noi amiamo il caffè come avete visto e di questi ne ho presi 3. Poi vi faccio vedere la verdura che ho preso, 2 peperoni rossi, io sono un amante dei peperoni rossi, mangio anche gli altri ma se devo scegliere, posso scegliere, li prendo soltanto rossi. E poi vabbè, le zucchine che io adoro, le faccio in tantissimi modi, ne ho prese 4 ma in realtà ne ho altre 4 in frigorifero che avevo preso ancora la settimana scorsa e quindi ho un po' di scorta. Poi ho preso i piselli, stavolta ho preso la versione piselli medi anche perché erano contenuti in confezioni un po' più grandi, di solito prendo quelli fini però oggi ho voluto provare a prendere questi qua. Poi ho preso il pane grattugiato, di solito io prendo sempre quello della Mulino Bianco, quindi confezionato come questo, confezione più grande con il bordino rosso, ma il Conad non l'ho trovato. Però questo è leggermente grattugiato più grossolano e per questo preferisco quello della Mulino Bianco, ma non l'ho trovato, quindi ho preso questo che è l'impanatura già pronta con pan grattato e uova. Così almeno sì, ho bisogno, ce l'ho già pronto. Poi ho preso lo zucchero di canna perché l'abbiamo quasi finito. Noi usiamo sempre e soltanto lo zucchero di canna, lo zucchero classico semolato, solo se devo fare dei dolci, ma per zuccherare caffè, tè caldo o il cappuccino utilizziamo solo questo di canna. Poi il brodo vegetale, io raramente, ma davvero raramente lo prendo, perché minestroni solitamente non ne faccio, ma voglio iniziare a farli quest'inverno. Quando faccio il risotto di solito faccio il brodo mettendo semplicemente acqua con il dado, oppure quando faccio il risotto agli asparagi utilizzo l'acqua di cottura degli asparagi. Però il brodo vegetale non l'ho mai usato, visto che ultimamente facciamo molto spesso il risotto, ho preso questo brodo vegetale della Knorr 100% ingredienti naturali, sono curiosa di vedere com'è perché non l'ho mai provato. Poi fette biscottate della Mulino Bianco, prendiamo la confezione questa qua da 2 e prendiamo le fette biscottate integrali che mangiamo o la mattina a colazione oppure per merenda o magari anche la sera dopo cena come dolcetto ci facciamo un paio di fette biscottate per uno. Ho preso anche il pane fresco, pensavo di mangiarlo a pranzo, invece alla fine ci siamo fatti il toast, quindi magari un paio li mangeremo stasera e gli altri vado a metterli in congelatore. Poi ho preso 3 bottigliette piccoline di Estatè, abbiamo proprio eliminato il tè dal nostro frigorifero, però queste piccole ci piace averle in casa, se abbiamo quella voglia leggera di tè sappiamo di averlo, 2 al limone che è il mio preferito e invece questo alla pesca per sé. Poi la farina bianca perché l'ho finita quando ho fatto la torta per il compleanno di Moka, farina bianca, di solito prendo sempre questa della Barilla 00. Poi ho preso questi, ma adesso che li guardo mi sono resa conto che non li ho presi stamattina, questi li avevamo presi la settimana scorsa al Tosano, sono buonissimi, se vi capita di andare al Tosano prenditeli, sono praticamente delle sfogliate di pane, quindi alla fine è tipo una schiacciatina molto molto sottile di pane, super buono con olio extravergine di oliva, buonissime. Quando noi apriamo queste confezioni qua, nel giro di una giornata lo facciamo fuori. Poi ho preso 2 succhi di frutta, uno alla pesca e uno invece all'albicocca. Strano, ma da al Conad non ho trovato quelli senza zuccheri aggiunti, che di solito al Tosano trovo sempre. Lì non c'erano e quindi ho preso questi della Conad. E poi ho preso il latte intero quando devo preparare... non ho preso quello fresco, ma ho preso quello a lunga conservazione, che così se non voglio usarlo nei giorni successivi, insomma, ce l'ho e mi dura un po' di tempo. Questo di solito lo utilizzo per fare il purè, per fare magari il cappuccino la mattina, oppure... sì, sostanzialmente per fare queste cosine qua, perché poi non siamo dei grandi amanti del latte, quindi... lo prendo raramente. Adesso devi raccontare a queste ragazze qua, o a questi ragazzi, chi sta guardando questo video, devi raccontare che cosa stavi facendo
era letteralmente, ma letteralmente dentro il sacchetto della plastica. Perché c'era qualcosa di buono che ti ispirava? Evidentemente hai sentito il profumo della confezione del prosciutto cotto di stamattina, di oggi a pranzo, e quindi lei ci è entrata letteralmente con tutto il corpo, visto che il sacco è praticamente vuoto, lei si è infilata. Lei è piccola, ma è tanto, tanto tremenda, vero che sei tremenda? Comunque, le cose che ho preso al Conad ve le ho fatte vedere tutte, quindi adesso passiamo al Lidl. Ho preso il pane per gli hamburger, perché al Conad ho preso l'hamburger ma mi sono dimenticata del pane, quindi poi l'ho recuperato al Lidl e ho preso questi, ce ne sono dentro 4, classico appunto panino per i burger. E poi ho preso anche il pane per fare il pane da bruschetta, che noi di solito utilizziamo da mangiare con la salamina, quindi andiamo a mettere sulla piastra anche il pane e facciamo panino e salamina, oppure da mangiare con gli affettati, anche molto buono perché resta bello croccantino. Poi ho preso le patate perché appunto mi servono per fare il purè, che di solito in questo periodo mangiamo molto volentieri, e le avevo quasi finite. Poi ho preso le castagne, io amo fare le caldarroste, ho ancora una piccola mancettina di castagne, ma avendole quasi finite ho preso quest'altro sacchettino. Poi ho preso 2 cracker alla crema, ne vuoi uno te? Sì. Per merenda, fra poco è l'ora della merenda, in realtà è ancora presto perché sono 2:30, proprio tardi, lo mangiamo, ne ho presi 2, ho preso un po' di dolcetti in realtà, oltre a questi, volevo consolarmi un po'. Quindi ho preso appunto 2 Kraffen alla crema che hanno un profumo buonissimo. Ho preso 2 dessert alla vaniglia, c'è anche al cioccolato della Milbona, che è la marca appunto che tiene Lidl, con tra l'altro il cucchiaino già pronto nel contenitore. Poi ho preso questa base per fare la pizza, è davvero buona, dovete provarla, costa anche tra l'altro poco. Io di solito stendo la base, praticamente già pronta, c'è anche la carta da forno all'interno, quindi poi vado semplicemente a condire, la metto in forno e la pizza è pronta. Anche se mi piacerebbe farla con la planetaria, sempre presa da Lidl, vorrei provare a fare un impasto per la pizza in casa, adesso vediamo. Poi per l'hamburger la rucola, Ste è un amante della rucola, visto che l'hamburger lo mangia lui, ha scelto la rucola. Poi ho preso loro, che in sostanza sono l'imitazione degli Actimel, li prendo sempre almeno una volta a settimana, sono 6, ne bevo uno al giorno e sono quelli classici bianchi, però li potete trovare anche alla fragola e ad altri gusti che adesso non mi ricordo. La fragola li ho già provati e mi piacciono anche quelli, però di solito io vado sempre sul classico bianco. Poi ho preso questi che non ho mai visto al Lidl, della linea Deluxe, e è un dessert con cioccolato al latte e scaglie di cioccolato fondente. Comunque la prima parte è una mousse al cioccolato fondente, non so se riuscite a vedere, cioccolato fondente e cioccolato al latte, mi ispiravano tanto, quindi ne ho presi 2, uno per me e uno per Ste. C'erano anche alla banana, al cioccolato fondente, quindi tutto fondente, e poi questa versione che è quella che ho scelto. E l'ultima cosa che ho preso è stata una torta, in realtà ne ho prese 2, una per noi, tra l'altro sembrano tutte rotte, una per noi e una appunto per mia mamma, visto che se avete visto il video precedente sapete che loro sono in quarantena, quindi la spesa la sto facendo io per loro. Non l'avevo mai trovata questa torta, è una bis frolla con crema di cioccolato alle nocciole e gianduia. Mi ispirava tantissimo, quindi ho detto ma sì, prendiamoci una torta di consolazione, e quindi una l'ho presa per noi e una l'ho presa per loro. Basta, ovviamente tutto il resto della spesa che ho fatto per loro non sto a farvela vedere. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete un giorno preciso alla settimana dove andate a fare la spesa, oppure se andate quando vi capita. Noi di solito andavamo nel fine settimana, o il sabato o la domenica, perché comunque ci piace fare la spesa insieme e anche perché ci mettiamo meno tempo. Però vista la situazione di queste ultime settimane sto andando soltanto io in pausa pranzo durante la settimana, così c'è meno gente, meno rischio di contagio, si sa mai, visto quello che sta succedendo, insomma
nella mia famiglia, quindi meglio prevenire che curare. E niente, spero che questo video vi sia stato di compagnia. Se è stato così, mettete un pollice in su ed iscrivetevi al canale. Un grandissimo bacio e al prossimo video. Ciao!